Ragazzi, mi raccomando, 15.000 mi piace per quello che vi facciamo vedere in esclusiva. Guardate che cosa c'è dentro il castello. Eccolo qui, ragazzi. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi nello shop di Fortnite utilizzando il codice creatore Asgarra. E quando comprate una skin o un emote, vi ricordo di taggarmi su Instagram in una story in modo tale da ripostarvi sul mio account ufficiale. Ragazzi, sono qui con il Jack perché abbiamo fatto una scoperta assurda. Ciao Jack. Bella ragazzi. Per il momento probabilmente tutti vi hanno fatto vedere questo video qui, dove vedete praticamente Polar Peak da lontano, e però non ci siete entrati effettivamente dentro. Per vedere dentro invece il castello che cosa c'è, perché noi l'abbiamo preso sto cazzo di castello e ci siamo entrati dentro, ovviamente dovete venire dai soliti King dei Glitch, perché non c'è nessun altro io come noi. Jack, c'è qualcun altro? Mi sa di no. No, non c'è nessuno. Faccio vedere appunto, cioè andiamo a rivedere il video che avete visto più o meno un po' da tutti. C'è praticamente questo castello di Polar Peak che esce dal mare, dopo vi daremo anche le coordinate precise. Esce dal mare, si mostra alla gente, si mostra appunto se si è entrati in partita. Non a tutti ragazzi, perché è un po' raro da trovare. E sembra appunto che sia su una specie di schiena di questo mostro marino, che a quanto pare appunto è un mostro marino. Se vi ricordate nel video precedente appunto sui leak di Fortnite, Lolly aveva predetto che sarebbe uscito qualcosa dal mare. Quindi già circa 3 giorni fa noi sapevamo che questa roba poteva succedere. Non sapevamo che dovesse uscire il castello di Picco Polare dal mare, pensavamo uscisse invece un occhio o qualcosa. Questo però in realtà è possibile che succeda poi nei prossimi giorni, che potrebbe essere. Jack, tu cosa ne pensi a riguardo? Secondo me esce questo mostro marino. Minchia Jack, sei sempre riassuntivo, mi piace. Una roba che è interessante ragazzi è che io e Jack da stamattina, perché questa roba qui è uscita praticamente su Reddit stamattina, tutti a scrivere che è uscito il castello di Picco Polare e tutti a condividere lo stesso video di altre persone. Però noi, dato che vogliamo andare un po' più a fondo, che non ci soffermiamo a quello che troviamo su internet, abbiamo trovato un modo dopo ore di ricerche. E quindi se provate a fare questo glitch, questa roba qui che adesso vi andiamo a far vedere, magari nominateci, capito? Così almeno diventiamo famosi. Jack. È vero. Io vorrei dire una cosa. Anzi, in particolare l'hai trovato tu questo glitch. Infatti vorrei dire una cosa. Glitch pazzurdo, ragazzi. Ragazzi, un glitch pazzurdo. E adesso vi facciamo vedere come si fa per andare a vedere effettivamente questo castello. Io ringrazio Jack perché è lui tra i due che l'ha trovato, quindi i crediti sono i suoi. Cosa dovete fare per andarla a vedere? Questa roba qui si manifesta sia in pubblica, ok, però a culo, sia in creativa, comunque a culo, però un po' meno culo rispetto alla pubblica. Non so se in parco giochi si possa fare questa cosa qui, però in pubblica basta che voi spawnate ad approdo avventurato, guardando verso sud dovreste trovare il castello. Intanto le coordinate giuste per andare a vedere il castello dovrebbero essere sud-est 171, una cosa del genere se non mi sbaglio, non si vede da qua. Però comunque non è proprio ad approdo avventurato, ma è tipo tra palmetto paradisiaco e ad approdo avventurato. Adesso vi spieghiamo esattamente come fare, anche se Jack sbiascica e non sa parlare. Jack, ce lo devi spiegare tu. No. Sì, Jack. Ve lo spiego io ragazzi. Allora entriamo intanto nella creative. Ragazzi, quello che dovete fare inizialmente è il solito glitch per andare nella mappa classica. Intanto vi ricordo, codice supporto un creatore Asgarra. E vedete, io ho la skin del ghiaccio in onore del castello di ghiaccio che esce dal mare. Allora ragazzi, molto semplicemente dovrete mettere il respawn pad, rigenerarvi e arrivare nelle coordinate che vi starà dando Storm in questo momento, 170 come abbiamo detto. E per andare più velocemente vi basta premere C 3 volte in modo tale da avere velocità di volo per 3. Per utilizzare la fase si preme N. Intanto andiamo a vedere dentro il cubo, qua non c'è niente, c'è solo bianco e niente di più. Andiamo ragazzi a vedere come si fa questo glitch. Allora Jack adesso vi dirà una roba, però io poi vi darò un consiglio in più per farlo, dato che non è così immediato da fare. Dobbiamo dirigerci appunto da approdo avventurato, Jack, giusto? Sì, ci dobbiamo dirigere verso approdo avventurato, poi verso sud andate, continuate ad andare, dovrete morire oltre la barriera. Vi spiego un trick ragazzi per farlo nella maniera corretta. Che cosa fate voi? Mettete la modalità volo, non il per 3, ma vi mettete il per 2, vedete? E continuate a buildare in modo tale da riuscire a capire fino a quando potete arrivare utilizzando la modalità creativa con il telefono. Quindi andiamo e buildiamo così, in maniera abbastanza lenta. Abbastanza lenta, perché se no dopo non vi fa rigenerare. Per capire ragazzi esattamente quando vi dovete fermare, appunto a un certo punto non potrete più volare e finirete inevitabilmente nel mare. Però per evitare questo ragazzi vi consiglio di fare una roba, non velocità per 2, ma velocità normale per 1, semplicemente correndo. Oddio,
Oddio. Allora, una roba inquietantissima, ragazzi, che abbiamo notato, che ho notato io mentre facevo, mentre utilizzavo questo metodo per andare fuori mappa, è questa roba qui. Guardate cosa c'è, ragazzi. Allora, qua non c'è niente nella minimappa. Guardate se mi giro che cosa c'è. Guardate la minimappa in questo momento. Che cos'è sta roba? Un glitch pazzurdo, ragazzi. È davvero un glitch pazzurdo, Jack. Un'altra roba che abbiamo notato è che io l'avevo registrata prima. Si vedono degli strani simboli nella minimappa esattamente in questo punto. Non vi so dare precisamente la coordinata, però praticamente, se vi ricordate, noi abbiamo startato la costruzione da praticamente il cartello che indica verso sud. Da questo momento in poi, più o meno questo punto qua della mappa, a un certo punto vi toglierà il volo, quindi state attenti a non cadere in mare. A un certo punto vi appare questo simbolo qua nella minimappa e noi continuiamo a buildare, quindi andiamo, continuiamo ad andare, Jack. Però non troppo veloci, ragazzi, perché dopo quel momento, a un certo punto, non potrete più volare, vi ucciderà il gioco. Quindi andiamo piano, perché ci dovrebbe essere una specie di barriera invisibile. E ragazzi, stiamo facendo questa cosa qui perché? Perché praticamente, oltre questa barriera, se voi la superate, poi potete andare nella modalità replay e andare a vedere il castello. Sembrava molto più corto, in realtà è abbastanza... Infatti, ma perché stai andando? Siamo arrivati, come vedete, nella minimappa è comparsa questa roba che a questo punto io penso che sia semplicemente, vedi che fa vedere tipo le nostre build, però non capisco perché solo in quel punto ce lo fa vedere. Jack, noi siamo arrivati a questo punto qui. In questo punto, Jack, che cosa dobbiamo fare? In questo punto, ragazzi, dovrete superare barriera e morire. Il gioco vi farà resuscitare con l'ombrellino. Praticamente lui, ragazzi, adesso si è buttato in mare per morire. Praticamente Jack adesso è oltre la barriera con l'ombrellino. Perché stiamo facendo questo? Perché se noi ci buttiamo in mare utilizzando il glitch senza andare oltre la mappa, praticamente il gioco vi respawna all'interno della lobby. Quindi l'unico modo per andare a vedere il castello è questo. La rigenerazione, giusto? Sì, sì, sì. Ti fa rispawnare sopra di me come ho fatto prima io. Ok, e dopo continuo ad andare verso sud. Su per giù è quello il punto dove spawna, proprio in quel punto là dove sei morto te. Ecco qua, vedi? Okay, quel punto esatto spawnerà il castello. Non, non sempre spawna il castello, dipende da che mappa trovate, dal server. E su per giù il castello spawna, esce dall'acqua a 3 ore e 51 preciso esce, si vede il tetto. Ragazzi, è la parte di video in esclusiva che ha registrato Jack, perché io non ho avuto la fortuna di beccarlo. Purtroppo Jack ha avuto il culo di trovare sto castello. Io purtroppo ho provato a utilizzare questo metodo, ma vi ripeto, non succede al 100%. Voi fate questo metodo, a un certo punto arrivate oltre una barriera gialla con il replay, dovrebbe spawnarvi il castello. Questo è quello che ha recato Jack. Come vedete, si vede proprio il castello da vicinissimo. Solo con il pad, perché da PC non si riusciva, potete aumentare la velocità. Come vedete dal video, praticamente il castello non spona precisamente davanti da Prodo Avventurato, ma se vedete è praticamente a Palmetto Paradisiaco. Il tragitto è quello di da Palmetto Paradisiaco fino da Prodo Avventurato, dove appunto ritorna sotto al mare. Il minutaggio esatto è 3 ore e 50 51 e 00, una cosa del genere, dovrebbe spawnare il castello nella modalità replay. Quindi andatevi a vedere più o meno questo minutaggio e in questo punto qui dovrebbe appunto spawnarvi il castello. Ve lo facciamo vedere anche da dentro, ragazzi, perché con la modalità replay si è riusciti anche a entrare dentro il castello. Come vedete è inconsistente, praticamente potete passare attraverso le strutture e guardate che cosa c'è dentro il castello. Eccolo qui, ragazzi, questo è il castello di Picco Polare dentro appunto il mare. Purtroppo non riusciamo a vedere che cosa c'è sotto, non si vede che cosa c'è sotto, ma si vede questa specie di palla scurissima che c'è sotto. Alle 12:20 è uscito anche un leak su Fortnite Space, quindi ce lo andiamo a vedere. Però comunque quello che abbiamo scoperto noi anticipa quello che andiamo a vedere dopo. Comunque abbiamo anche un'immagine abbastanza nitida di quello che sarà il castello poi durante l'evento. Adesso andiamo a vedere. Queste sono le onde. Parlavamo di onde nel video precedente ed ecco qua le onde. Questo è quello che c'è dentro quindi il castello. Purtroppo è abbastanza inconsistente, ma quello che, ragazzi, secondo me è interessante è quello che ci sarà sotto il castello, che scopriremo tra pochi giorni. Poi comunque, questa, ragazzi, era la clip di Jack che ha trovato. Quindi Jack, sei un genio, sei un cazzo di genio. Grazie, grazie. Ho chiesto aiuto anche ai ragazzi di Fortnite Space, che mi hanno inviato appunto in anteprima queste immagini del castello. Allora, come vedete, questo è il castello di Picco Polare appunto dentro il mare. Questa è l'immagine presa dai file di gioco e come vedete c'è un qualcosa sotto che non si capisce esattamente cosa sia. Tu vedi praticamente sotto si vedono delle finestre in questa zona qui, in basso si vedono delle finestre, e poi è come se fosse avvolto da qualche cosa di strano. Questo è l'ultimo leak che vi diamo oggi. Ovviamente noi andiamo un po' oltre rispetto a quello
quello che vi fanno vedere gli altri. In questo caso vi abbiamo fatto vedere il metodo per andare a vedere il castello di Picopolare. Mi raccomando, non lo vedete quando siete in pubblica o quando siete in creativa, ma dovete comunque sempre ogni volta andare in replay. Quindi dovete comunque avere il culo di beccare la lobby giusta in cui vi compare il castello. Il minutaggio esatto, vi ripeto, è 3:51:00 e riscende lì, in mare a 3:50. A 3:50 più o meno è già sceso, quindi c'è praticamente un minuto di movimento di questo castello. In pubblica non sappiamo quale sia il minutaggio esatto, anche perché ho visto che dalla pubblica si vedono video solo di 2 o 3 persone nel mondo, quindi in realtà probabilmente in pubblica non doveva neanche uscire, si vede solo in creativa per il momento, quasi sempre. In pubblica è abbastanza raro. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa roba qui che abbiamo visto oggi. Fatemi sapere se attraverso questo metodo l'avete visto anche voi il castello, oppure se l'avete visto anche prima rispetto a quello che vi abbiamo fatto vedere oggi. Io ringrazio Jack. Di niente, grazie a lei. Trovate il link del suo canale nel primo commento che vi lascio qua sotto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!